migliaia di persone per gridare ad alta voce no ombrina nel corteo organizzato sabato pomeriggio a Lanciano. Dopo l'ennesima norma pro trivelle, ovvero il decreto sblocca Italia, è ripresa infatti la pressione per realizzare nuovi pozzi e piattaforme. Tra queste, Ombrina Mare, di fronte alla costa abruzzese, prevede un impianto di estrazione con annesso centro di trattamento galleggiante, in altre parole una vera e propria raffineria, a sole 3 miglia dal Parco Nazionale della Costa Teatina, di cui si attende l'istituzione. Finti tecnici del gas, falsi operai adibiti a controlli sul riscaldamento, sedicenti impiegati dell'INPS, ma in realtà malviventi che svuotano le abitazioni dei pensionati, arraffando soldi e gioielli. La casistica delle truffe è purtroppo ampia, in continuo sviluppo nell'area vestina. Aumentano i raggiri e le truffe ai danni degli anziani, un'escalation che preoccupa. E allora come difendersi, come aiutare una persona anziana che ha subito una truffa? Quanto può fare la società? Di questo e altro se ne parlerà il 30 maggio alle ore 10.30 presso la sala consigliare del Comune di Penne, in un convegno ideato da Andrea Della Valle, organizzato al Comune di Penne con il patrocinio della provincia di Pescara. Il 2 giugno a Bellante, in occasione del battesimo civico, evento organizzato e fortemente voluto dall'amministrazione comunale, verrà ricordato con l'apposizione di una targa il caporale alpino Callo Berardinis, bellantese di contrada Gollemoro, che ha combattuto sacrificando la propria vita per l'unità d'Italia. Ricordiamo che da venerdì in edicola il nuovo numero dell'Araldo Abruzzese, dal 1904 il settimanale della diocesi di Teramo Atri, che per i suoi abbonati offre anche una copia gratuita in PDF dell'altro Araldo. Per informazioni sui servizi in abbonamento del settimanale diocesano potete mandare un'email direttamente a info@araldabruzzese.net. Ieri sera buona prestazione del Teramo, che si è congedato dal pubblico amico dopo la fantastica annata conclusasi con la storica promozione in Serie B, con un pareggio conquistato contro il Novara, squadra vincitrice finale della Supercoppa di Lega Pro. E dopo i titoli di coda, adesso il compito più arduo spetta alla società, che dovrà organizzarsi al meglio per allestire una squadra capace di dimostrare quanto di buono fatto fino ad oggi, anche in una categoria importante come la Serie B. Questa ed altre notizie su www.teramoweb.it, la web TV per la provincia di Teramo e per la diocesi di Teramo Atri.